Allora, buon pomeriggio a tutti. Io direi che possiamo cominciare questo evento, nostro primo evento Horizons Unlimited qui al Convegno Stelline, la tappa di Torino, primo appuntamento del 2021. Sono Francesco Pandini, sono qui con la mia collega Paola Pala. Sì, buongiorno a tutti. No, in realtà stavo chiedendo un feedback in chat rispetto all'altro. Grazie, grazie per fare quello che io non faccio. E niente, prima di cominciare con questa diretta, io volevo ringraziare innanzitutto l'organizzazione del convegno, particolarmente per il supporto di Valeria, Giada e Michela, che sono state pazientissime in questi giorni con tutte le nostre domande, quindi le ringrazio davvero per tutte le indicazioni che ci hanno dato. Ora, noi adesso facciamo questo evento dedicato alle scuole, e quindi alle biblioteche scolastiche e al digitale nelle biblioteche scolastiche. Dopodiché, invece, parleremo di, cioè ci sarà un altro, questo evento durerà fino alle 16 circa. Poi, se volete venire a seguirci da un'altra parte, avremo un altro evento, MLOL, dedicato a una nuova piattaforma per la digitalizzazione dei beni culturali. Cercate proprio così l'evento all'interno del programma. Durerà dalle 16:30 alle 18:30 e insieme ai nostri Giulio Blasi e Andrea Zanni ci saranno numerosi altri ospiti, quindi se avete voglia di partecipare, di rimanere fino alla fine, noi saremo contenti. Intanto direi che possiamo cominciare con questo evento dedicato a MLOL Scuola, di cui ci parlerà, cioè, lascio per questo la parola alla mia collega Paola. Io mi eclisso e vi lascio a lei e alle sue slide, e noi ci vediamo più tardi. Eccoti qua. Avvio la presentazione. Magari chiediamo ancora un feedback perché sull'audio non siamo riusciti a fare dei test, diciamo, approfonditi, visto che siamo in due vicini ma a debita distanza. Quindi, appunto, vi chiediamo rispetto a questo se è tutto a posto. Allora, in questo incontro di oggi parleremo delle novità che sono state introdotte nell'ultimo anno sul portale MLOL Scuola, con un focus particolare ad alcuni contenuti che sono rilasciati con un protocollo specifico per la condivisione e la manipolazione di immagini tra i Pola IF. Che sono stati associati poi a uno strumento, le storie, che secondo noi ha delle grandissime potenzialità di sviluppo e utilizzo proprio all'interno della didattica. Di questo in realtà ci parlerà poi Francesco. Io in questa prima parte dell'incontro cercherò di fare un breve assunto delle altre novità che sono state introdotte, per la verità minori rispetto a quella tra i Pola IF. Partendo poi da una cosa che in realtà, è strettamente legata allo scuola, ma non è una funzionalità che si trova all'interno di uno scuola. La potete trovare anche nel catalogo, è un libro che abbiamo scritto io e Francesco a fine 2019, che ha avuto diciamo, la sventura e la fortuna al tempo stesso, visti gli argomenti trattati, di essere pubblicato proprio diciamo, all'inizio di questi tempi che possiamo definire oscuri, per molti versi drammatici, insomma sicuramente inaspettati, che ci hanno in qualche modo travolto dalla pandemia, del Covid, insomma della pandemia. Quindi è stato pubblicato a marzo 2020, avremmo infatti dovuto presentarlo all'edizione di Stelline dell'anno scorso, che poi non si sono tenute, almeno per quanto riguarda il convegno MLOL Scuola, quindi abbiamo fatto anche un webinar di presentazione all'interno del servizio MLOL Scuola, però adesso ve lo riproponiamo, ovviamente, ripeto, è un breve assunto, ma che può essere utile, uno, a introdurre, e sicuramente una novità che riguarda in particolare MLOL Scuola, perché nonostante questo libro, come vedete dalla copertina che sto condividendo, abbia il titolo di Come costruire una biblioteca digitale a scuola, poi in alcuni capitoli, specialmente negli ultimi, si focalizza in particolare sui contenuti e le proposte, le funzionalità di una scuola. Quindi è un libro che è stato pubblicato da Editrice Bibliografica, fa parte della collana Library Toolbox, tutta la collana, tutti
I testi che sono pubblicati sotto questa collana hanno l'ambizione, diciamo, di servire come cassetta degli attrezzi per i bibliotecari, in questo caso per gli insegnanti, gli animatori digitali o chi si occupa comunque di seguire la biblioteca scolastica. Quindi di dare, diciamo, anche delle indicazioni in qualche modo operative rispetto a un determinato argomento, in questo caso alla costruzione di una biblioteca scolastica digitale. Questo libro si divide in quattro capitoli. Il primo è assolutamente teorico, nel senso che si cerca di dare una definizione di quella che è la biblioteca scolastica, di cosa deve essere, in particolare facendo riferimento alla documentazione e alle istituzioni internazionali e poi andando a fare invece un focus specifico su quello che è il panorama delle biblioteche scolastiche italiane, quindi vedere lo stato delle biblioteche scolastiche, qual è la legislazione, quali sono anche i... Ok. Posso Sì, andare vai, avanti? vai. Sì, Scusami. dicevo, vediamo dove mi sono fermata, tra l'altro, scusatemi. Sì, con un focus particolare su quello che è la legislazione, cioè lo stato delle biblioteche scolastiche italiane e quali sono state, insomma, le azioni degli ultimi anni che in qualche modo hanno dato una spinta al risveglio, all'attenzione su questa tipologia di biblioteche. Poi il secondo capitolo che andiamo appunto a vedere insieme, sempre brevemente, riguarda invece operativamente quali sono le cose che deve considerare un insegnante, appunto chi sia un referente di una biblioteca scolastica nella scelta di una biblioteca, di una piattaforma per il digital lending, per il prestito digitale. Gli altri due capitoli li vedrà in qualche modo, diciamo, Francesco. Non andiamo, appunto, non è una presentazione, non è strettamente una presentazione del libro, come dicevo all'inizio, ma è una presentazione delle novità nello scuola che in qualche modo si legano anche a questo libro. Quindi non andiamo nello specifico a vederli, però in effetti, in particolare l'ultimo capitolo, che poi è quello, diciamo, più sostanzioso. Lo vedremo con Francesco quando andremo ad analizzare questo strumento di cui parlavo prima e questi contenuti diffusi tra Apple IF, questa nuova funzionalità interessantissima a nostro parere, poi ci darete il vostro feedback che abbiamo aggiunto delle storie e appunto concluderemo poi con questo. Quindi, parto appunto da una veloce introduzione facendo riferimento al primo capitolo di questo libro, che è la presa di coscienza del contesto, la definizione di biblioteca scolastica, in tout court, quindi non soltanto digitale, e i riferimenti e il panorama italiano. Siamo partiti ovviamente dalla considerazione che le tecnologie digitali stanno cambiando radicalmente il modo in cui le nuove generazioni apprendono, in cui la trasmissione della conoscenza viene effettuata, diciamo. Quest'anno, più degli altri, quest'ultimo anno più di sempre, insomma, ci siamo dovuti rendere conto e le scuole hanno dovuto affrontare il ripensamento, diciamo, degli strumenti, dei contenuti e delle metodologie della didattica, gioco forza, viste le condizioni in cui ci siamo trovati. Però sono discorsi che si affrontano da anni, insomma, sia quello della biblioteca scolastica digitale, sia quello della didattica tradizionale, che in qualche modo va ripensata anche nell'ottica appunto del digitale e dell'inclusione delle tecnologie. La trasmissione della conoscenza, appunto, che in epoca predigitale vedeva soltanto contenuti quasi esclusivamente testuali in modalità top-down, quindi dall'alto verso il basso, Scusami Paolo, io ho no, non Francesco che continua, continua ad agire no, su non questo è colpa, è solo che non si vede la tua nell'epoca. webcam in questo momento, capito? Quindi volevo cercare di capire se... Nell'epoca, dicevo, del post-digitale, invece, viene condivisa la conoscenza, appunto, viene condivisa in maniera orizzontale, sfruttando le potenzialità del digitale e dell'apprendimento a distanza.
Ora, ovvio che in quest'ottica, dicevamo, sia la scuola che le biblioteche scolastiche hanno dovuto in qualche modo ripensarsi. Le biblioteche scolastiche, lo sappiamo, tradizionalmente erano legate soprattutto a due tipologie di servizi, in particolare quindi la conservazione e l'accesso alle risorse informative nella forma del libro a stampa. Adesso stanno negli ultimi anni, ma nell'ultimo decennio hanno subito profonde trasformazioni e non sono più intese soltanto come luoghi silenziosi in cui ci si dedica alla lettura, ma sono diventati, laddove hanno un ruolo fondamentale, gli viene riconosciuto questo ruolo, sono diventati veri centri di attività e servizi in cui gli studenti si incontrano per collaborare a progetti interdisciplinari e utilizzare risorse e tecnologie per creare e innovare. Gino Roncalli li ha definiti luoghi terzi dove insegnanti e bibliotecari appunto lavorano insieme per aiutare gli studenti a sviluppare quelle che nel mondo anglosassone sono definite digital literacies. Quindi per inquadrare quale sia la definizione più adatta di biblioteca scolastica nel contesto attuale, abbiamo fatto riferimento a due documenti in particolare che definiscono il ruolo e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche. Sono, come dicevo nell'introduzione, documenti internazionali. Non abbiamo una normativa chiara e organica a livello nazionale sulla gestione delle biblioteche scolastiche italiane. Sappiamo che non è riconosciuta, non esiste la figura del bibliotecario scolastico, quindi quello a cui facciamo riferimento, appunto, sono i documenti di enti internazionali, in particolare il manifesto IFLA UNESCO, che è stato pubblicato nel 99, in cui si dichiarano i principi su cui deve basarsi la costruzione di una biblioteca scolastica. E qui viene evidenziato come l'obiettivo sia quello di garantire equamente a tutti i membri della comunità di riferimento, quindi alla comunità scolastica, servizi e risorse per l'apprendimento che consentano di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell'informazione, ecco, evidenziato in qualsiasi forma e mezzo. Già nel 99, appunto, all'interno dei principi emanati dall'IFLA e l'UNESCO, nel manifesto IFLA UNESCO, si riconosce la necessità di integrare in uno spazio che non necessariamente solo fisico, i contenuti sia digitali che analogici. Stessa cosa nel 2002, che le linee guida che vengono emanate dall'IFLA, che poi sono state aggiornate nel 2015, anche qui ho riportato una definizione: la biblioteca scolastica viene definita come un luogo fisico e digitale, in cui la lettura, il porsi domande, la ricerca, il pensiero, l'immaginazione e la creatività sono centrali allo sviluppo della conoscenza degli studenti e alla loro crescita personale, sociale e culturale. Quindi quello che emerge ora, ovviamente poi non so se queste slide verranno in qualche modo, potranno essere condivise, comunque potete andare, presumo che già conosciate questi documenti, sia il manifesto che le linee guida, però in sostanza quello che emerge da entrambi i documenti è che si fa sempre riferimento a questo nuovo ecosistema informativo documentale del quale gli strumenti e i contenuti digitali costituiscono un aspetto imprescindibile. Quindi se vogliamo definire una biblioteca digitale scolastica, una biblioteca scolastica in generale, appunto, non dobbiamo riconoscere che gli strumenti analogici e quegli strumenti e contenuti analogici e digitali convivono e si intrecciano, diventando parte integrante, diciamo, di uno spazio complesso. La biblioteca scolastica ormai, ma la biblioteca tout court, non può essere vista soltanto sotto l'aspetto digitale o viceversa analogico. È un organismo completo in cui questi due aspetti vengono sempre integrati. Qui ho messo in evidenza che una frase, una, sì, una, un passaggio delle linee guida IFLA, in cui appunto si parla proprio di ebook, di database, giornali e riviste online, che stanno diventando parte, nel 2015 si dice, stanno diventando una parte sostanziale delle risorse della biblioteca.
Poi, cosa fondamentale, che comunque quando si guarda una biblioteca scolastica bisogna sempre insistere, porre in evidenza, porre l'accento sull'aggettivo scolastica. Quindi tra gli obiettivi della biblioteca scolastica non c'è soltanto la promozione della lettura, sviluppare l'abitudine alla lettura, il piacere alla lettura, ma anche approfondire il proprio curriculum e sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente che sono state poi indicate, appunto individuate nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione d'Europa pubblicato nel 2018. Qui sono elencate, non vado a rivederle, però banalmente vedremo poi anche analizzando i contenuti e le funzionalità di Media Library, di Moodle Scuola in questo caso, come la biblioteca, la piattaforma per il prestito digitale, anzi la piattaforma di biblioteca digitale, non sia soltanto un luogo appunto in cui trovare testi da leggere, ma alcune funzionalità consentono di sviluppare competenze nel digitale e per esempio imparare. Per quanto riguarda invece il panorama italiano, praticamente in tutte le edizioni di Stelline ci ritroviamo sempre a citare alcuni dati che vengono costantemente aggiornati. Abbiamo qui cioè ci sono i link, ripeto, poi se avrete la possibilità di consultare le slide potrete andare a vederli. Vengono costantemente aggiornati, sono statistiche pubblicate, condotte dall'AIE, quindi Associazione Italiana Editori, in collaborazione con l'Associazione Italiana Bibliotecari e con il CEPED. Questi report, queste indagini sono appunto condotte sulle biblioteche scolastiche italiane. I titoli di queste indagini sono abbastanza rappresentativi di quelli che sono poi i dati nello specifico. Abbiamo nel 2011 il buco nero delle biblioteche scolastiche, nel 2016 piccole e povere la vita grama delle biblioteche scolastiche in Italia. Allora, nel 2019 non c'è un titolo, ma quello che emerge dai dati aggiornati del 2019 è che la situazione rimane sostanzialmente uguale, se non in alcuni casi peggiore, purtroppo. Quindi a queste indagini in sostanza hanno risposto quasi il 90, l'89% delle biblioteche, anzi quasi l'89% delle biblioteche scolastiche che ha risposto a questa indagine ha dichiarato di avere una biblioteca scolastica. Quando però poi si entra nel merito, quindi nell'analisi dei dati relativi a implemento della collezione, quindi quanti titoli vengono acquistati, quante persone il personale addetto, quante persone ci lavorano, gli orari di apertura, gli spazi a disposizione, gli spazi e le postazioni a disposizione, emerge un quadro veramente desolante. Questa slide riporta soltanto uno dei dati, che adesso in questo caso riprende i dati appunto 2011-2016, ma sostanzialmente, ripeto, potete andare a consultarli, non cambia molto nel 2019. Nel 2011 la spesa media per la scuola, per scuola per l'acquisto di libri era di 553 euro, nel 2016 addirittura si è dimezzata, sono 232 euro. In sostanza la spesa media per studente è passata dallo 0,56 dal 57 centesimi ai 37 centesimi del 2016, e il numero medio di volumi che entrano in biblioteca nell'ultimo anno sono, lo vediamo nel 2016, lo 0,17, quindi quasi un numero quasi pari a zero. Questa è la rappresentatività degli acquisti di novità rispetto alle, degli acquisti rispetto alle novità che vengono pubblicate. È solo, ripeto, è solo un dato su tanti, però. Ok. Però è rappresentativo di quello che poi anche gli altri dati ci dicono. Nel 2015 in realtà c'è stato un cambiamento, diciamo, grazie a un nuovo impulso che è arrivato dal PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, che è stato pubblicato nell'ambito della Buona Scuola. È un documento di indirizzo del MIUR, pensato per il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana e del suo sistema educativo, ovviamente nell'era del digitale.
la parola digitale appunto sta proprio nel documento, il Piano Nazionale Scuola Digitale. Se non sbaglio, nel complesso 35 azioni, di cui una è l'azione 24, riguarda le biblioteche scolastiche intese come ambienti di alfabetizzazione all'uso delle risorse informative e digitali. Molti di voi lo conoscono, l'hanno sentito, probabilmente molte scuole hanno partecipato e ricevuto il finanziamento come biblioteche scolastiche innovative. La proposta progettuale era articolata in particolare in tre aspetti operativi. E attenzione, il primo che viene messo in evidenza è l'individuazione di spazi fisici per la realizzazione o riqualificazione degli ambienti che devono essere accoglienti, vivaci e innovativi. È singolare che in un piano nazionale scuola digitale, quindi in cui il focus in realtà è il digitale, venga comunque messo in evidenza e tenuto in grande considerazione anche quello che è lo spazio fisico, che deve essere appunto allestito in qualche modo. Magari lo vedremo più avanti anche con le novità che abbiamo portato all'interno di Uno Scuola, in qualche modo questi aggettivi che car devono caratterizzare gli spazi fisici devono allo stesso modo caratterizzare gli spazi digitali. Non siamo abituati a pensare che bisogna allestire anche uno spazio digitale e creare magari una vetrina con i contenuti, eccetera, ma in realtà di questa attenzione necessita anche lo spazio virtuale. Tra l'altro, stamattina mi chiedevo proprio, cioè, noi appunto parliamo sempre dell'integrazione necessaria, perché quello in cui chiediamo tra lo spazio fisico e lo spazio digitale. Siamo convinti che insomma una biblioteca scolastica, in questo caso focalizziamoci su quella scolastica, per lavorare al meglio, per offrire tutti per essere definita tale, debba appunto avere questo intreccio tra fisico e digitale. E quest'anno viene particolarmente difficile invece pensare all'allestimento dello spazio fisico e al vivere quello spazio lì. Quindi è ancora più importante dare rilievo invece o traslare nel digitale quello che dovrebbe essere l'attenzione anche al fisico. Poi un altro degli aspetti che vengono molto messi in evidenza, cioè dei tre principali, è l'apertura al territorio, coinvolgimento della comunità locale, collegamento con le biblioteche territoriali, fondamentale. E l'ultimo è l'acquisizione appunto di servizi che rendano disponibili risorse informative nella forma del digital lending, ovvero prestito digitale. In particolare, l'attenzione si focalizza sui contenuti che riguardano ebook, quindi libri digitali, ma anche quotidiani e riviste, edicola, un'emeroteca. Perché parliamo di biblioteca digitale in quest'ambito? Perché pensiamo che in qualche modo possa essere una soluzione immediata a questi problemi che emergono appunto dal quadro dei dati relativi alle biblioteche scolastiche italiane, perché la biblioteca scolastica nella sua forma digitale offre alcune possibilità che possono appunto porsi come un rimedio immediato, ovviamente non l'unica soluzione e ovviamente non quella ultimale, dove, ripeto, invece deve essere assolutamente garantita anche una biblioteca fisica. Però il prestito digitale automatizza il processo di prestito e catalogazione, quindi la mancanza di personale, diciamo, consente alle che non, cons non consente spesso di aprire questi spazi, quindi non di aprire biblioteche scolastiche, di dare un servizio costante. In questo caso, essendo tutto automatico, ovviamente è più semplice rendere disponibile immediatamente il servizio. Le biblioteche poi possono cooperare a livello nazionale con risparmi ed economia di scala enormi, e poi lo vedremo tra poco, una biblioteca digitale consente di rendere disponibile immediatamente un catalogo enorme, molto ampio, sia per quanto riguarda gli ebook, sia per quanto riguarda l'emeroteca. E poi c'è una serie di aggregati, cioè ci sono i contenuti, gli open contenuti ad accesso aperto,
che sono disponibili e fondamentali per la didattica, li vedremo nello specifico con Francesco. Abbiamo una collezione open enorme, ci sono più di 2 milioni di oggetti digitali all'interno di Mulo Scuola e soprattutto ci sono delle nuove funzionalità appunto che consentono di utilizzare al meglio questa tipologia di risorse. E questo è in sintesi appunto quello che abbiamo cercato poi di analizzare e di approfondire nel primo capitolo del libro che abbiamo pubblicato con Francesco. Nel secondo capitolo, dicevo, si passa poi a una fase diciamo un po' più operativa, comunque ci si focalizza di più su quelli che sono gli aspetti della biblioteca digitale, quindi il primo è la biblioteca tout court, il secondo ci focalizziamo sulla biblioteca digitale, in particolare le caratteristiche che deve avere, partendo da una definizione della biblioteca digitale, perché spesso, adesso non devo dire, probabilmente più spesso negli anni scorsi, oramai forse questa definizione o questa conoscenza si è invece consolidata, però spesso la biblioteca elettronica e la biblioteca digitale non vengono distinte correttamente, mentre la biblioteca elettronica è quella che è detta anche automatizzata o informatizzata, è quella tipologia di biblioteca in cui la catalogazione e la gestione delle risorse vengono effettuate da bibliotecari, cioè che vengono effettuate da bibliotecari, sono messe a disposizione degli utenti tramite un catalogo elettronico, ovvero l'OPAC. Quindi la biblioteca elettronica può essere anche costituita da contenuti soltanto analogici, DVD, libri ovviamente, CD. Che però vengono gestiti, catalogati e gestiti, per esempio a livello in termini di prenotazioni, eccetera, attraverso un catalogo elettronico. La biblioteca digitale, invece, non solo gestisce ovviamente a livello di metadati i contenuti digitali, in questo caso, ma dà l'accesso immediato. Quindi la differenza tra elettronica e digitale è questa. Una biblioteca digitale sarà necessariamente anche elettronica, non è detto che una biblioteca elettronica sia invece anche una biblioteca digitale. Poi all'interno delle biblioteche digitali stesse esistono almeno due tipologie diverse di biblioteche digitali. Ce ne sono alcune che creano, catalogano e rendono disponibili collezioni di oggetti digitalizzati ad accesso aperto. E questi sono quelli che poi fanno parte anche del nostro catalogo open o collezione open. Il caso di vari progetti, sia di stampo istituzionale che organizzazioni non profit, come ad esempio il progetto come Gallica, che è la biblioteca digitale della Bibliothèque Nationale de France, o il progetto Gutenberg. Abbiamo lasciato il progetto Gutenberg non per sbaglio, però diciamo che purtroppo in Italia in questo momento il progetto Gutenberg, sebbene sia la prima biblioteca digitale al mondo, è anche quella che in questo momento in Italia non è accessibile perché c'erano alcuni testi che erano ancora coperti da diritto, pare, per cui in questo momento non, il sito è stato reso, il sito non è accessibile appunto. Quindi questa è una tipologia di biblioteche, sono istituzioni culturali che digitalizzano le proprie collezioni, i propri fondi e poi li mettono appunto a disposizione per la consultazione attraverso dei siti ad hoc. Altri invece, e questo è il caso di MLOL, di Mulo Scuola, si configurano in una cooperazione tra biblioteche e soggetti terzi. In questo caso, soggetti terzi saremmo proprio noi, i cosiddetti aggregatori, che negoziano i diritti con gli editori e l'accesso ai contenuti commerciali. In questo caso si parla appunto, solo in questo caso si parla di digital lending, di prestito digitale, che è analogo, a quello in sostanza che viene offerto anche per le risorse fisiche. Non so se sto andando indietro, avanti con queste slide, tra l'altro Francesco continua a Continuo a distrarmi. fare delle cose, perdonami Paola, ma sono riuscito, dopo mi scuso pubblicamente per questa cosa. Allora, la biblioteca digitale può essere poi a livello di organizzazione, si può avere ovviamente una biblioteca digitale, quindi un portale in autonomia, la scuola può agire in autonomia oppure in rete.
Ovviamente sia le guide IFLA che il PNSD suggeriscono, incoraggiano, l'abbiamo visto poco fa per quanto riguarda il PNSD, le scuole a creare dei collegamenti tra biblioteche di diversi istituti scolastici o tra biblioteche scolastiche, civiche e universitarie. Perché creare una rete? Perché aderire a una rete significa soprattutto due cose. Da una parte, superare gli ostacoli che dipendono dalla distanza, riducendo quindi i costi da sostenere per lo scambio di libri o di altri contenuti, per la condivisione di questi contenuti. E si riesce in maniera semplice a raggiungere un'utenza più ampia. Mentre dall'altra, consente di collaborare per effettuare acquisti coordinati, quindi ottimizzare le spese per offrire un servizio migliore e soprattutto di condividere buone pratiche, competenze, esperienze e attività. Ora, ovviamente sulla scuola ci sono sia reti di biblioteche scolastiche, sia scuole che agiscono in autonomia, laddove non sia stato possibile o non ci sia stata l'occasione di fare di creare una rete di scuole. Non sto a fare esempi, sì, soltanto questa è la foto di una biblioteca che fa parte della rete Viblo, rispetta, come vediamo, anche rispetta anzi tutti e tre i principi che sono stati enunciati prima rispetto al Piano Nazionale Scuola Digitale: spazi fisici, belli, accoglienti, colorati, rete, la questione della rete, appunto, e infine queste scuole che sono diffuse sul territorio italiano stanno tra l'altro crescendo. Adesso credo che l'anno scorso erano 17, sono diventati circa 30. Quest'anno condividono i loro contenuti in questo spazio, come dice Bardini, che è referente nel cloud, appunto, sulla nuvola. Condivide appunto i contenuti, quindi il prestito degli ebook e la consultazione degli altri contenuti. Dimmi se eventualmente se l'orario, se sono. Sono le 3, poi Ah, tranquilla. sono 3. Allora, quindi qui le caratteristiche, in questa slide vediamo le caratteristiche a cui deve prestare attenzione una scuola che voglia attivare una piattaforma per il prestito digitale. Intanto il catalogo, quanto è ampio e quali risorse vengono offerte dal catalogo della piattaforma digitale a cui si fa riferimento. Ovviamente un'analisi da fare. Il catalogo deve, per esempio, rispetto ai libri, deve spaziare, non devono essere soltanto classici, devono esserci sicuramente le novità editoriali. Quali tipologie di risorse? Quindi non soltanto gli ebook, ci sono anche gli audiolibri. A cosa mi servono gli audiolibri? C'è un catalogo di film a cui posso accedere. Queste sono tutte cose che devono essere tenute in considerazione appunto quando si vuole scegliere una piattaforma per il prestito digitale, quindi per sviluppare la propria biblioteca digitale scolastica. I sistemi di amministrazione, cosa consentono? Sistemi di amministrazione per la gestione del portale della collezione, quindi quali sono le funzionalità rispetto alla gestione degli utenti, le modalità di acquisto dei contenuti e la personalizzazione, cosa mi offre a livello di personalizzazione del portale. E poi l'interfaccia di navigazione, quella che viene offerta all'utente, quali sono ancora una volta, quanto è usabile, quanto è flessibile, quindi quanto la posso adattare alle mie esigenze e quali sono le funzionalità di ricerca e di uso dei contenuti. Per quanto riguarda la collezione, dicevo prima, appunto, sicuramente deve spaziare ed essere, proporre anche le novità editoriali. Le risorse delle biblioteche scolastiche digitali possono essere diverse per convenienza, quindi possono essere commerciali o gratuite, e poi per tipologia, come dicevamo prima, ebook, quotidiani, riviste, eccetera. Mentre si fa questa scelta rispetto alla collezione, rispetto anche alle tipologie da includere nel proprio catalogo, ecco, una cosa sicuramente di cui bisogna, cioè una cosa da tenere presente è sicuramente che alcune di esse rappresentano degli strumenti fondamentali per l'inclusione e per il sostegno di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali. In particolare gli ebook e gli audiolibri e gli audiobook offrono delle funzionalità. Ad esempio, gli ebook consentono di attivare la sintesi vocale, quindi di
ascoltare la lettura del testo. Questo è fondamentale nel caso di disabilità visive, per esempio. Stessa cosa vale ovviamente gli audiolibri, possono essere ascoltati, gli audiobook poi consentono di ascoltare e contemporaneamente seguire nel testo, in una porzione di testo evidenziata, il titolo che si è scelto. Per quanto riguarda i sistemi di amministrazione, ovvero i sistemi di back office, quelli che consentono di gestire, diciamo, dall'altra parte rispetto dell'interfaccia utente, la propria piattaforma, la propria biblioteca digitale. Questi di solito permettono la gestione di gruppi di utenti con permessi differenziati per l'accesso alle risorse e di stabilire il numero massimo di prestiti che ciascun utente può effettuare nell'arco di un determinato periodo. Due elementi importanti da tenere in considerazione sono sicuramente la registrazione degli utenti, cioè banalmente per quando si tratta di una biblioteca, diciamo civica o altra tipologia, non ci sono delle funzionalità che per esempio prevedono il caricamento massivo, quindi la gestione, l'aggiunta di un tot di un numero consistente ovviamente di utenti attraverso sistemi che consentano di fare queste operazioni massivamente e non manualmente una alla volta. Questa operazione è sicuramente fondamentale quando si tratta di scuole, perché appunto una scuola che deve iniziare a erogare il servizio ha la necessità di registrare circa 1 migliaio di utenti. E non ha, come dicevamo prima, abbastanza personale a disposizione perché si possa mettere lì a registrare un utente alla volta. Altra cosa fondamentale è la temporizzazione, cioè la possibilità di far gestire al sistema la scadenza dell'utente. Noi in Lo Scuola, per esempio, rispetto al caricamento massivo, e questa è una delle novità che di quest'anno, abbiamo rese autonome tutte le scuole, nel senso che prima era un'operazione un po' più macchinosa perché le scuole potevano effettivamente effettuare il caricamento massivo, ma dovevano passare necessariamente da noi, ci dovevano mandare un file Excel ben compilato e poi noi, o meglio i nostri sviluppatori, procedevano al caricamento di questi utenti. Adesso, da quest'anno appunto, abbiamo rese autonome le scuole in questo passaggio, per cui ci sono 3-4 step da seguire con tutte le istruzioni all'interno del pannello di amministrazione, e le scuole in autonomia fanno questo passaggio. La temporizzazione invece è quella che consente al sistema di far avanzare in automatico, se viene ovviamente indicato il livello scolastico e la classe, far avanzare in automatico l'utente fino alla disabilitazione automatica nel momento in cui l'utente finisce il ciclo scolastico. Ovviamente le eccezioni, quindi un utente che se ne va o un nuovo utente che arriva o che ripete l'anno, vanno gestite in maniera manuale. La personalizzazione del portale è fondamentale, l'aggiunta di pagine, la messa in evidenza di contenuti e notizie, e qui arriviamo alla seconda novità, perché in effetti noi abbiamo aggiunto, ve lo faccio vedere dopo per non svicciare da slide al portale, poi magari Francesco, no, ve lo faccio vedere io, comunque ho ricevuto un'occhiata. No, non è vero, io dico che non è così. No, allora dicevo, per la personalizzazione del portale abbiamo cambiato dal 14 dicembre 2020, abbiamo cambiato l'interfaccia grafica del portale, sia Media Library, quindi quello dedicato alle biblioteche civiche, sia Lo Scuola, a nostro parere molto più bello, molto più accattivante. Sicuramente abbiamo dato la possibilità alle scuole di trovare un nuovo spazio in cui mettere in evidenza contenuti che riguardino direttamente il portale Lo Scuola, quindi l'offerta del catalogo, o che siano anche esterni a Lo Scuola, ma che siano ovviamente uniformi rispetto all'argomento della biblioteca. Vado subito a farvelo vedere, perché altrimenti temo che poi, sempre che qui Francesco non mi... Ah, ecco. Tutto bene. Allora, questo è il portale Lo Scuola, ovviamente potete andare anche voi a vederlo, probabilmente avete già il portale Lo Scuola. Considerate che magari non avete ancora notato questa
Abbiamo mandato la comunicazione, però è una cosa nuova e magari non l'avete notata. Sappiate che su tutti i portali Mulo Scuola che sono attivi è possibile creare questi moduli. Quindi questa è l'interfaccia che è cambiata, ovviamente per chi non la conosceva prima, non avrà idea di quali siano i cambiamenti, però in realtà è molto più snella, più leggera, ma allo stesso tempo appunto qui abbiamo tutta una serie di moduli che sono questi che vedete a partire da istruzioni per l'uso, eccetera, che possono essere aggiunti e personalizzati da ciascuna scuola. Ripeto, si possono mettere in evidenza contenuti interni o esterni. Ora, qui noi abbiamo, per esempio, questo è un contenuto interno a Media Library, a Mulo Scuola, è l'archivio immagini della NASA. Se io ci clicco, vado nella collezione Open, che riguarda appunto i contenuti aperti del catalogo Mulo Scuola. Questo, per esempio, invece è un articolo che è stato pubblicato, una recensione dell'emeroteca MLOL che è stata fatta da una studentessa della World International School di Torino. Molto bello, ci è piaciuto tanto e appunto abbiamo un'analisi appunto dell'emeroteca con un focus particolare sulle riviste di viaggio e abbiamo quindi deciso di pubblicarlo in Mulo Scuola. Però ecco, questo spazio qui può essere personalizzato con tutti i contenuti che preferiscono ciascuno ovviamente facendo riferimento alla propria scuola. Banalmente, se io vado a prendere la rete di cui vi ho appena parlato, Bibblò, quindi il portale di rete Bibblò, vedrete che qui i contenuti cambiano. Abbiamo degli altri contenuti che hanno scelto di mettere in evidenza loro. E questo lo possono fare tutte le scuole. Ritornando al discorso PNSD, spazi fisici, spazi belli e accoglienti, questo invece è il vostro spazio virtuale che dovete in qualche modo allestire e rendere accattivante per gli utenti, per i vostri utenti. Quindi la stessa attenzione che si ha nel fisico bisogna averla anche nel digitale. Il digitale va sfatato un mito, soprattutto per riguardo alle biblioteche, non va avanti da sé. Se non ci sono dei referenti e dei bibliotecari a seguirlo, il digitale, esattamente come nel fisico, muore. Allora, ritorniamo alle slide brevemente perché ho quasi finito, rassicuro Francesco. Quindi questo è il catalogo interfaccia, la collezione l'abbiamo visto, l'interfaccia appunto questo, poi è importante valutare se la piattaforma di prestito digitale offre anche l'assistenza e il supporto tecnico, se ci sono dei corsi a disposizione che vengono fatti gratuitamente o meno, eccetera. E che vengano dati i dati statistici, cioè le informazioni riguardo all'utilizzo effettivo del portale, quante consultazioni, quanti prestiti, quanti accessi, eccetera. In che modo vengono date, quanto sono approfondite. Sono tutte cose da valutare appunto nella scelta di una piattaforma digitale. Poi i sistemi di front office, l'abbiamo detto, di front end, cioè l'interfaccia utente cosa deve offrire, ovviamente una ricerca che sia il più che dia risultati pertinenti, che consenta di navigare il catalogo in diverse modalità. Quindi qui per esempio ci sono i filtri semantici per argomento, per età scolare oppure per tipologia multimediale, eccetera. Le liste e le funzionalità che consentono di manipolare e utilizzare i contenuti che si trovano all'interno della piattaforma. Io su questi però, sulle liste, sul Tripwire IF non vado nello specifico perché invece lascio a Francesco raccontarci esattamente che cosa abbiamo fatto. L'ultima cosa che dico e poi ho finito, sono due cose rispetto alle novità. Qui ho sintetizzato tutto, però rimane da dire che questo è un grande passo avanti che abbiamo fatto. Il gruppo, tutti gli editori, tutti i marchi editoriali distribuiti dal gruppo Mondadori, tutti i titoli quindi distribuiti da questi marchi editoriali, ad esempio PM, Einaudi, Rizzoli, da maggio mi pare 2020, o forse un po' prima, Aprile forse, aprile-maggio aprile-maggio, sì, 2020, eravamo chiusi. sono sicuramente eravamo chiusi, esatto, sicuramente eravamo a casa. Adesso su Mulo Scuola sono disponibili per tutti gli utenti contemporaneamente, senza code di prenotazione. Vanno ad aggiungersi al catalogo dei titoli che erano già disponibili in questa modalità, quindi Giunti e Bompiani in particolare, De Agostini. Questo per noi è un grande passo avanti perché
A parte che al di là delle scuole, il pay per view si chiama modello pay per view, quello che consente la contemporaneità del prestito senza codice di prenotazione e consente di sfruttare tutte le potenzialità, insomma, offerte dal digitale. Per le scuole era assolutamente un'esigenza. Sappiamo che ce n'è ancora una, che è quella rispetto alla durata del prestito, cercheremo anche lì, stiamo cercando costantemente di lavorare. Ultima cosa, abbiamo inserito all'interno di ciascuna scheda di MLO Scuola, quindi se voi andate sulla scheda di un ebook, un tasto, un widget, Classroom, eccolo qua, per un attimo non era spuntato, Classroom, quindi l'abbiamo affiancato a quello dei social network di Facebook e Twitter. Questo vi consente di condividere nel vostro spazio Classroom, ad esempio se fate create delle lezioni in Classroom, la scheda del titolo e a partire da quella potete poi andare a creare dei compiti, dei quiz, insomma sapete meglio di me come si utilizza, sicuramente meglio di me come si utilizza Classroom. Per il resto, quello appunto, il cambio interfaccia e moduli ne abbiamo già parlato e Francesco adesso invece ci racconta quello che è la cosa più entusiasmante, secondo me, del 2020, almeno a mio parere. Anche fuori da MLOL, visto il 2020. Probabilmente sì, esatto. Bene, Paola, ora io adesso ritorno con la webcam, E da io qui. Che poi... disattivo la mia. No, non c'è bisogno, perché adesso... Anzi, lasciala pure aperta, perché adesso spiegherò perché è successo quello che è successo. Cosa è successo? Sto condividendo? Ok. Allora, scusate. Dunque, ci siamo? Ci siamo, perfetto. Scusatemi se, allora, quello che è successo prima è dovuto al fatto che non avevamo fatto una prova precisissima per colpa mia e quindi la webcam di Paola non si vedeva più. A un certo punto Paola si è vista girare la webcam del nostro computer unico e quindi siamo riusciti a inquadrarla almeno un po', perché se no non ti saresti visto durante l'intervento e io mi sarei sentito in colpissima per tutto questo. E comunque, ecco, io adesso mi accodo a quello che vi stava raccontando Paola poco fa, dopo essermi scusato in maniera confusa, e volevo raccontarvi un po' di cose che lei già ci ha anticipato. Così bene, insomma. E la cosa che volevo raccontarvi io, la parte del servizio che io vado a raccontarvi è quella delle risorse open. Le risorse open sono una parte importantissima del nostro servizio, di fatto quasi importante, anzi importante quanto per concetto, quanto le risorse commerciali che sono rese disponibili per tutte le scuole nei nostri shop all'acquisto, nel progetto MLO Scuola, ecco. Una cosa molto importante, io vorrei partire per questa mia mezz'ora, questi 40 minuti, da una frase di David Weinberger, che era ospite ieri al convegno Stelline, quindi mi fa piacere proprio partire da una citazione che utilizziamo molto spesso, quella della biblioteca come una piattaforma, che è uno dei temi, è il tema portante del convegno Stelline di quest'anno, della tappa di Torino, ecco. Weinberger dice: una biblioteca come piattaforma darà accesso non solo a tutti i contenuti a disposizione direttamente e indirettamente, le risorse sugli scaffali, le risorse elettroniche che ha l'autorizzazione a fornire gli oggetti fisici e virtuali all'interno della rete di istituzioni con cui collabora, ma anche a tutti i dati che può trovare, dati di un set curato provenienti da istituzioni affidabili, incluse organizzazioni scientifiche no profit, dati dei governi locali e di tutti i livelli di governo. Alcuni di questi dati potrebbero essere reperibili altrove, ma la biblioteca può rendere questi dati più usabili aggregandoli, certificandoli come affidabili, interessanti, catalogandoli, aiutando gli utenti a fruirne e a comprenderli. Ecco, questa è l'introduzione perfetta per raccontare la nostra idea di piattaforma open, di biblioteca open, oltre che commerciale, nel senso che una biblioteca digitale è una biblioteca che appunto può aggregare sia contenuti commerciali che contenuti ad accesso libero e aggregarli, appunto, aggregarli su un'unica piattaforma che li renda catalogabili, catalogati in una maniera, in un'ottica biblioteconomica, ricercabili, reperibili, senza doversi ricordare dove stanno nella rete tutte queste risorse. Ecco, quello che abbiamo fatto come la scuola a livello di Open Access è proprio questo, perché c'è un'introduzione che facciamo di fatto sempre quando parliamo di Open, ovvero del ruolo della biblioteca. Cioè, qual è il ruolo della biblioteca oggi all'interno della filiera dell'informazione? È fondamentalmente
probabilmente più importante di prima, non è mai stato così importante, perché la società di oggi è basata sulla disintermediazione, il fatto che gli utenti non vanno dal bibliotecario mediamente o dall'insegnante a chiedergli informazioni, si rivolgono alla rete. Il problema qual è, e lo dico da ex bibliotecario di campagna e adesso da bibliotecario digitale, ma sono sicuro di parlare anche a nome di un po' di insegnanti, insomma, il problema è che tantissimi dei nostri utenti, dei nostri studenti, non hanno esattamente l'idea di come riconoscere delle informazioni validate, di come orientarsi in questo mare di informazioni che arriva addosso loro senza un ordinamento, senza una struttura e soprattutto al di là dell'informazione che arriva loro, loro non hanno una formazione a volte che gli consenta di distinguere questa differenza, insomma. E proprio la professione del bibliotecario e quella dell'insegnante in questo sono fondamentali, oggi più che mai, proprio perché si pongono al crocevia tra la ricerca di informazioni dell'utente e l'informazione stessa. E di fatto questo naturalmente come si fa? Come può un bibliotecario, come può un insegnante competere con la conoscenza dell'internet? No, è un'attitudine. Il bibliotecario e l'insegnante in questo senso. E dare ai bibliotecari e agli insegnanti tutta una serie di contenuti, tutta una serie di strumenti come quelli che raccontava Paola poco fa e quelli che vi faccio vedere anch'io fra poco, attraverso una biblioteca digitale che entra nella scuola, che fa parte dei servizi della scuola, è tutto. Cioè è proprio il lavoro che facciamo noi e con cui cerchiamo di aiutare insegnanti e bibliotecari ad avere strumenti in più per fare ancora meglio gli insegnanti e i bibliotecari. Per questo poi quando voi ci suggerite qualcosa, tendenzialmente adesso era anche questa cosa di Classroom, è venuta fuori da un insegnante, no? E ci è sembrata utile, l'abbiamo trovata utile perché è utile agli insegnanti e per questa ragione le abbiamo aggiunte. Ora, quindi cosa abbiamo fatto? Oltre che cercare nel corso degli anni di costruire dei rapporti con dei soggetti commerciali, con i grandi editori, i gruppi editoriali libri che poi facevano anche versioni digitali dei propri titoli, oppure editori di giornali, chi si occupava di audiolibri, di cinema, di musica. Abbiamo anche costruito un team che si occupa di risorse open, un team in realtà che è composto al massimo da due persone di solito, però ci piace chiamarlo team lo stesso perché fanno un sacco di cose. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutto il resto, abbiamo considerato il mondo in cui entrano gli studenti appena escono da scuola e gli utenti appena escono dalla biblioteca, che è la rete. E allora che cosa abbiamo deciso di fare? Siamo andati in giro per la rete a cercare risorse ad accesso libero. Non strettamente open access, le risorse open access sono quelle che sono di fatto in pubblico dominio oppure con una licenza Creative Commons aperta, molto aperta, la CC0. Tutto il resto non è tecnicamente open access, però noi abbiamo chiamato risorse open tutte quelle risorse validate che siamo riusciti ad andare a trovare in rete e che provenissero da istituzioni culturali di tutto il mondo per, diciamo, poi catalogarle e renderle disponibili sulla nostra piattaforma. Queste risorse dovevano avere di fatto alcune caratteristiche fondamentali comuni, ad esempio la gratuità, ad esempio il fatto che fossero consultabili o senza limitazioni da parte della fonte all'utente finale. Ecco. L'altra cosa era che naturalmente non ci siamo formalizzati invece sulla licenza di condivisione, nel senso che noi siamo andati a pescare dei contenuti che contenevano non solo opere in pubblico dominio, come per intenderci i grandi classici della letteratura, ma di autori morti da più di 70 anni, ad esempio, ma in realtà ci siamo concentrati molto anche sulle risorse che magari erano protette dal copyright, dal diritto d'autore. Quindi che, come ad esempio i video della Rai, di Rai Play, le varie serie dedicate alle scuole, o Rai Teche, o ai documentari, insomma, tutte queste risorse sono protette dal diritto d'autore, ma sono fruibili legalmente in rete. E se selezionate con cura, possono andare a costituire un patrimonio importantissimo per una biblioteca che voglia includere il digitale tra i propri servizi. E in questo modo abbiamo fatto tutto un lavoro di selezione, perché le nostre risorse open arrivano per la maggior parte, per la quasi totalità, dai progetti di digitalizzazione, dalle collezioni digitali di istituzioni culturali di tutto il mondo. E adesso arriveremo a capire bene come
come le possiamo utilizzare. E le abbiamo catalogate, metadatate, catalogate e le abbiamo rese accessibili in un unico punto, cioè la biblioteca digitale. E noi abbiamo veramente tantissimi, tantissimi esempi di... come dire, di contenuti digitali che possiamo farvi vedere all'interno della nostra collezione open, e per questa ragione io adesso vado proprio sul portale scuola, dove chissà se sono ancora loggato, no? Pazienza. E vi faccio vedere un po' che cosa abbiamo messo nelle nostre risorse open, perché secondo me è molto importante fare almeno un giro. Paola vi ha raccontato molto velocemente oggi, perché non c'era il tempo di fare il consueto approfondimento del catalogo di Nuova Scuola, che è amplissimo anche dal punto di vista delle risorse commerciali, però io invece che ho meno cose da dire di Paola e so meno cose di lei, ne approfitto per raccontarvi 2 milioni di risorse una alla volta, così sembra che riesco a occupare il tempo fino alle 4. No, detto questo, in realtà le risorse open sono veramente un fiore all'occhiello del nostro servizio, che arriva a tutte le scuole che decidono di attivarlo, quindi di conseguenza non devono poi, una volta che hanno acquistato la piattaforma, poi pensano ai contenuti che vogliono comprare, ma le risorse open arrivano tutte insieme a loro. E oggi sono 2.152.286, domani potrebbero essere molto di più. Noi cataloghiamo almeno, non dico tutti i giorni, ma settimanalmente, delle nuove risorse che andiamo ad aggiungere. E queste risorse che cosa comprendono? Comprendono dei contenuti, dei libri digitali, ad esempio, delle immagini, degli spartiti musicali e delle mappe, i manoscritti, le risorse audio, le risorse e-learning. E ad esempio, vi faccio un esempio molto, molto bello che potrebbe essere utile per le scuole. Vabbè, considerate che, ad esempio, se andiamo a spulciarci i libri digitali, troviamo tra i vari progetti che sono stati catalogati e inseriti all'interno della nostra collezione Open, gli ebook di Liber Liber, ad esempio, che è il corrispettivo italiano di progetto Gutenberg, appunto come raccontava prima Paola, che è il primo progetto italiano, forse di biblioteca digitale, che nasce nel 93, se non sbaglio. Gutenberg nasceva nel 71. E di fatto qui ci sono edizioni curate di classici in pubblico dominio che possono essere scaricate, e non è solo, tra l'altro, non parliamo solo di ebook nel caso di Liber Liber, ma anche di audiolibri e di altri tipi di media. Però la parte più significativa è sicuramente Liber Liber. Ecco, quando voi a scuola state utilizzando, ad esempio, state facendo una lezione e vi serve un classico della letteratura tradotto in italiano in buona qualità, quelli di Liber Liber possono essere interessanti. Tra l'altro, essendo risorse in questo caso in Creative Commons, possono essere scaricate, conservate per sempre, senza limitazioni, condivise, insomma, tutta una serie di cose utili. Altrimenti potreste voler vedere delle altre cose. Qua dentro ci sono veramente tantissime raccolte di ebook, come quelli, i progetti di digitalizzazione delle biblioteche nazionali, ad esempio, ma una cosa molto bella è Wikisource, che è il progetto collaborativo di Wikipedia. Noi siamo andati di riscrittura di testi in pubblico, nel pubblico dominio, di scrittura collettiva. Noi li abbiamo presi, li abbiamo catalogati uno per uno, e questi titoli li potete scaricare. Abbiamo fatto questo lavoro per tantissimi progetti diversi che arrivano da tutto il mondo. Per questo la questione della library as a platform, che dicevamo prima di Weinberger, qua diventa fondamentale, perché in realtà è proprio questo che dovrebbe fare una biblioteca digitale, ecco. Andare non solo a recuperare i contenuti, ma anche i metadati relativi, quindi tutte le notizie relative all'argomento di una risorsa, alla lingua, ai paesi, ai luoghi di pubblicazione, la licenza con cui viene condivisa, nel caso sia una fonte open, insomma, e quindi non abbia per forza il copyright. Oppure nelle nostre collezioni open noi abbiamo tantissime. Ad esempio, abbiamo tantissime mappe, abbiamo gli spartiti musicali che possono essere scaricati, in tanti casi dagli utenti, e conservati per sempre. E per una lezione di musica, ad esempio, l'idea dello spartito musicale che si può scaricare liberamente in classe e, diciamo, conservare poi per sempre, è secondo noi bellissima. Quindi uno strumento del genere ti dà la possibilità veramente di accedere a tantissime. Decine di centinaia di migliaia di risorse che arrivano da collezioni di tutto il mondo, perché se voi guardate i distributori dei nostri spartiti musicali, che sono le fonti, i progetti da cui li recuperiamo, ecco, c'è la Biblioteca Estensa Universitaria di Modena, c'è la Biblioteca Musicale Petrucci, c'è la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
che mette a disposizione 1.000 spartiti, ce ne sono quanti che arrivano alla Biblioteca Nazionale di Francia? 40.000. E lo stesso si fa con tantissime altre tipologie di risorse. Gli audiolibri, ad esempio, che sono una risorsa fondamentale anche, le risorse audio sono fondamentali per tutti quegli studenti, ad esempio, che abbiano problemi con la lettura, insomma, che siano anche ipovedenti o non vedenti, o siano DSA, insomma. Gli audiolibri sono una risorsa veramente importantissima che fa il paio con tutte le funzionalità che oggi non abbiamo avuto tempo di vedere, ma che possono essere le funzionalità di text-to-speech che vengono applicate, diciamo, agli ebook. Che possono essere applicate agli ebook, che dunque ti consentono di ascoltare la lettura di un libro digitale, e allo stesso modo queste stesse funzionalità di text-to-speech sono disponibili nella nostra edicola commerciale. In più, la nostra collezione ti aggiunge 13.000 audiolibri ad accesso libero che vanno a pescare dalle collezioni più diverse, da i classici in pubblico dominio di LibriVox, che è un progetto molto bello di condivisione di classici della letteratura che vengono letti ad alta voce, registrati e resi disponibili in rete ad alta voce, appunto, che è il programma della RAI, di Radio 3, che fa delle puntate di lettura di classici vecchi e nuovi della letteratura, sono di fatto resi disponibili in streaming sul sito della RAI, sono gratuiti, hanno il copyright, però tutte li puoi ascoltare dall'inizio alla fine. Ecco, direi che questo vi dà già l'idea di tutto quello che potete fare con una risorsa del genere, ma non ci fermiamo qui. Le mappe, ad esempio. Le mappe, noi abbiamo tantissime mappe, ad esempio, catalogate da progetti come, vabbè, a parte la Biblioteca Nazionale di Francia, però anche la David Ramsay Map Collection, ad esempio, ti dà la possibilità di vedere ad altissima definizione delle mappe digitalizzate. Adesso, non so come si veda nella condivisione, ma questa della Luna era bellissima, quindi vi consiglio proprio di andarla a vedere poi sul sito, perché sono veramente spettacolari queste di David Ramsay, sono più di 80.000 solo quelle. Poi sulle immagini ci ritorniamo. Sono disponibili le risorse e-learning. Ora, le risorse e-learning cosa sono? Le lezioni che vengono condivise da progetti che, come WeSchool, ad esempio, come Khan Academy, che mettono a disposizione dei contenuti per la didattica. Ora, queste lezioni magari sono lezioni scritte o sono video, sono canali YouTube. In alcuni casi siamo andati a pescare dei canali YouTube interessanti con magari anche su segnalazione delle scuole, delle biblioteche, che ci hanno consentito di arricchire così la nostra collezione. Ma qua dentro ci sono delle lezioni, di fatto, o degli spunti per lezioni di tante tipologie diverse, che non è un sostitutivo della lezione, ma semplicemente un modo per arricchire la lezione con un contenuto digitale che può essere più colorato, più interessante e aggiungersi, se è di qualità, a tutto quello che già prevede la vostra lezione. E su questa cosa della lezione, tra l'altro, ci torneremo fra poco, perché abbiamo la vecchia citazione del nostro CEO da un suo post su Medium che utilizziamo sempre, dovremmo costringerlo a scriverne un altro a un certo punto, perché non mi ricordo quante volte l'ho citato, almeno nelle ultime settimane, ma in ogni caso proseguiamo. E niente, poi vabbè, abbiamo a disposizione delle banche dati bellissime. Le banche dati sono 800, ma ognuna di queste banche dati di fatto è come se fosse a sua volta un OpenMLOL, cioè una biblioteca digitale aperta che ti consente di approfondire verticalmente un argomento, che possono essere eventi storici come la rivoluzione francese, e lì torneremo, le guerre, c'erano delle bellissime banche dati sulla guerra, la prima guerra mondiale, c'erano delle banche dati che raccoglievano ad esempio anche le lettere dei soldati al fronte digitalizzate, però ci sono tantissime app di musei, ad esempio, tantissime banche dati di musei, ad esempio quella del Prado è splendida perché vi faccio vedere che cosa fa la banca dati del Prado. Vi dà la possibilità di costruire percorsi, di seguire percorsi all'interno del museo. Hanno delle bellissime guide, insomma, un'ora nel museo, che vi fa passare un'ora al Prado, diciamo, perché c'è un piano che vi spiega un po' come. Scusate, lo metto in inglese perché.
mie infinite conoscenze di spagnolo non sono proprio infinite, appunto. E ci sono tutte queste opere che possono essere approfondite da un insegnante di storia dell'arte che abbia bisogno di fare un percorso, appunto, mostrare cosa c'è all'interno di un museo. Guardate qua il Prado cosa fa, ti rende disponibili a una qualità altissima le opere, ma soprattutto anche i metadati delle opere. E guardate un po', questa è la storia di questo dipinto, che poi se io posso, se io nel caso del Prado voglio, posso anche vedere all'interno di una timeline. E il Prado ti fa proprio la timeline di dove si colloca nel tempo questo Bosch, insomma. Quindi te la colloca all'interno della storia dell'arte. E cioè, voi immaginate, questo è solo il Prado. Ce ne sono tantissime di banche dati così che fanno, diciamo, che fanno questo tipo di attività con le proprie collezioni digitali. Naturalmente il Prado è avanzatissimo, non tutto è così, non tutto è così dettagliato sempre, insomma, però questo è un ottimo esempio. Però questo è quello che potete esigere, diciamo, da una biblioteca digitale che vi metta a disposizione contenuti ad accesso libero, cioè che vada a catalogare delle risorse che possono essere interessanti per la didattica. Ecco che quindi io ritorno alle mie slide e posso fare il primo respiro di questa presentazione, perché fondamentalmente il gatto mi ricorda che devo arrivare a un punto, e il punto è a means to an end, gli strumenti per i mezzi per un fine, ecco. Perché su Mlo Scuola noi abbiamo messo tantissime risorse, però le abbiamo messe per un motivo, le abbiamo messe per un motivo e soprattutto con un obiettivo preciso e in un modo preciso, perché abbiamo deciso di costruire una collezione enorme che conteneva milioni di risorse di fatto, ma ovviamente lì dentro non ci si potrebbe navigare se ci fossimo limitati a riempire gli scaffali. Abbiamo reso disponibili quindi delle funzionalità che puntano a un'esplorazione sempre più facile e approfondita del nostro catalogo, quindi in modo da poter dare a bibliotecari e voi insegnanti gli strumenti utili per orientarvi in un catalogo così grande di risorse digitali. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una ricerca avanzata, quindi io posso, vabbè, cercare, ovviamente lo ricerco sempre eco perché ce l'ho a portata di mano, diciamo, anche solo dalle foto che ci sono in ufficio, ma cerco una parola, la trovo, posso fare una ricerca per parola chiave, posso filtrare per argomento. Posso filtrare per argomento, andare a cercarmi, ad esempio, le risorse di narrativa, gli argomenti correlati, posso filtrare per lingua, italiano, e tutta una serie di altri metadati che io posso utilizzare per raffinare sempre di più una ricerca. E posso utilizzare appunto una parola chiave, o posso utilizzare e posso utilizzare in combinazione con una parola chiave appunto i filtri laterali, che si applicano ad entrambe le sezioni del nostro sito, quella delle risorse commerciali in MLOL e quella delle risorse open. Poi c'è anche una ricerca avanzata, che vi consente di effettuare ricerche per titolo, per autore, per editore, per luogo, per descrizione e per anno di pubblicazione della risorsa. E poi c'è un check che mi aiuterà fra poco a spiegarvi una cosa, la cosa più bella del 2020, insomma, che è questa sigla, Triple IF, questo piccolo logo con tre I e una F. Vi spiego tra poco che cos'è. Sto costruendo proprio la tensione narrativa, Paolo. È così che fanno i grandi maestri del thriller, accidenti. E vabbè, torniamo seri. E l'altra cosa che abbiamo fatto sono le liste. Le liste sono uno strumento da insegnanti, da bibliotecari, perché queste liste possono essere create da utenti. Qualunque utente che abbia un account su Mlo Scuola può creare una lista che comprenda contenuti commerciali, quindi ebook appena usciti o audiolibri comprati dal narratore o l'edicola di press reader, testate dall'edicola, ma anche risorse open. Ecco, l'idea di costruire un percorso basato su risorse commerciali, ma anche su risorse ad accesso libero, è sicuramente una delle più significative, diciamo, che ci è venuta in mente come idea, perché se noi andiamo a vedere, ad esempio, qua sono state costruite delle risorse, delle liste Mlo Scuola, staff Mlo Scuola, che sono tutte di Paola, quindi, e vedete che comprendono sia liste di libri, ma anche
avevamo una lista creata l'anno scorso per i 500 anni dalla morte di Raffaello, che comprendeva sia ebook che lezioni, che ebook, libri digitali ad accesso libero, immagini, e soprattutto immagini in realtà, e quindi vi fa vedere che attraverso qualche semplice clic, come aggiungere una lista quando ho trovato la risorsa che voglio, dare un nome a una lista e crearla, mi dà la possibilità di costruire dei percorsi tematici all'interno di un catalogo che in realtà altrimenti non sarebbe semplicissimo da navigare, no? Cioè se uno studente arriva e si trova 20.000 risorse di storia, ma cosa se ne fa senza una guida? Il ruolo dell'insegnante, il ruolo del bibliotecario attraverso la biblioteca digitale, secondo noi, è proprio quello di poter costruire dei percorsi per trasformare la propria grande conoscenza della materia che insegnano, in selezioni limitate di contenuti di qualità che possano essere utilizzate per un percorso didattico basato sulle risorse della biblioteca, che sarà proprio il termine del nostro, il punto d'arrivo del nostro incontro. Ed ecco, l'ultima cosa, oltre alle liste, sono le storie con IIIF, che è la nuova funzionalità che abbiamo introdotto all'interno di MLO Scuola nel corso del 2020. Ma torniamo alle liste un attimo. Perché? Perché è così importante costruire liste e avere a disposizione contenuti simili all'interno di una biblioteca scolastica digitale? Apro questo post di Medium del nostro CEO Giulio Blasi, che ringrazio e saluto a distanza, perché lui tre anni fa ormai, abbiamo da poco celebrato l'anniversario di questo post con una festa proprio in ufficio, molte torte, non è mai successo naturalmente, però la lezione di storia, perché il digitale a scuola non è un'opzione. Cioè, qui in pratica quello che faceva Giulio era confrontare una lezione così come poteva essere tenuta prima di internet, prima che arrivasse questo, cioè il più potente strumento di conoscenza della storia dell'umanità, che poi abbiamo utilizzato per postare i gattini su Facebook, ma questo è un altro discorso, e l'ha confrontato con una lezione che può essere fatta oggi da non insegnante, tra l'altro, quindi semplicemente Giulio diceva io non sono un insegnante, però guardando anche solo a tutto quello che a un certo punto nell'inverno tra 2017 e 2018 gli era presa la fissa della rivoluzione francese, allora aveva fatto questo post bellissimo sulla rivoluzione francese, però è andata così. E allora lui diceva che prima del digitale quello che si poteva fare era una lezione che avesse un medium orale, un medium scritto dei manuali e il medium visivo di una piccola raccolta iconografica, di fatto quindi la performance dell'insegnante, il testo di riferimento nel manuale di storia moderna, cioè una sintesi di qualche decina di pagine degli eventi della Rivoluzione Francese, un'antologia di testi con brani critici e un apparato iconografico microscopico. Ora, quello che ha fatto internet è di fatto portarci la possibilità, grazie al lavoro sul digitale che fanno istituzioni culturali di tutto il mondo, darci la possibilità di accedere alle fonti primarie, delle fonti che nessuno di noi avrebbe mai potuto, di cui nessuno di noi avrebbe mai potuto sapere prima, non avremmo mai potuto consultarle in autonomia se non fossimo stati studiosi, storici o altro, perché stavano dove stavano, insomma non erano consultabili a distanza. Quello che è successo col digitale è proprio questo, e Giulio raccoglieva un po' di esempi sulla ecco, perfetto, perché mi è andato in errore questo. Vabbè, non ci preoccupiamo, un po' di esempi sulla Rivoluzione Francese che ci consentivano di studiarla in un modo completamente nuovo. Ad esempio, la digitalizzazione dei volumi degli archivi parlamentari che andavano dal 1789 al 1794, o decine di migliaia di immagini che coprivano il periodo che andava dall'inizio della Rivoluzione a Napoleone. E dopodiché c'erano il progetto di Gallica sulla stampa durante la rivoluzione, perché la stampa e la stampa quotidiana giocò un ruolo decisivo, scrive Giulio, nel periodo rivoluzionario. 1300 titoli vennero stampati di periodici, e questi titoli sono stati digitalizzati e resi disponibili online. Oppure un progetto della University of Alabama,
sempre in collaborazione, no, quella era Stanford con la Biblioteca Nazionale di Francia, questa è solo la University of Alabama, permettono di ricostruire collezioni significative di pamphlet pubblicati nel periodo rivoluzionario. Oppure c'era il Literary Tour de France di Robert Darnton, che era il mondo dei libri prima della Rivoluzione Francese. Giulio ha preso queste cose e le ha raccolte in una lista Emilib, che è il portale Mlol a cui lui è iscritto. Si può fare la stessa cosa su Mlol Scuola. Ci ha messo dentro poi degli ebook, ci ha messo dentro delle lezioni di Oil Project, che adesso si chiama We School, ma qua si vede ancora la copertina vecchia, ma non vi preoccupate. Ecco, quello che ha fatto Giulio di fatto è mostrare il potenziale di una lezione di storia costruita su una, tutta una serie di contenuti digitali che non avremmo mai avuto a disposizione prima dell'avvento di sistemi come le biblioteche digitali. Noi cosa abbiamo fatto? Li abbiamo presi, li abbiamo catalogati uno per uno, li abbiamo messi tra le nostre banche dati, se erano delle banche dati abbiamo catalogato singole immagini, se potevamo farlo, eccetera, eccetera. E da lì abbiamo costruito una collezione che adesso conta più di 2 milioni di elementi. Che però non basta dire, ok, è una grande collezione, non possiamo fermarci, non possiamo limitarci all'harvesting e alla selezione, perché la tecnologia va avanti. E la tecnologia va avanti non solo nel senso di delle start-up della Silicon Valley, diciamo, che racconta Masneri in Steve Jobs non abita più qui, ma anche proprio in progetti di biblioteche e istituzioni culturali di tutto il mondo. Quindi noi abbiamo costruito una scuola, ci abbiamo messo dentro tutte le risorse commerciali che potevamo e le risorse open, ma poi abbiamo costruito dei servizi intorno a queste cose, delle funzionalità, delle feature, come queste liste, come quella cosa che vi ha fatto vedere Paola, la possibilità di personalizzare la home page o la sezione esplora del sito. Ora, più importante, ancora più su, tra le cose ancora più belle, tra le cose che abbiamo fatto negli ultimi anni, c'è l'ultima, che è diventata la più importante, quella che facciamo vedere sempre, di cui ci vantiamo parecchio ultimamente, e che è questo IIIF, International Image Interoperability Framework. Questa è la presentazione del IIIF, che dice l'accesso alle risorse basate sulle immagini è fondamentale per la ricerca e la trasmissione della conoscenza culturale. Una comunità crescente delle principali biblioteche di ricerca e archivi di immagini di tutto il mondo ha intrapreso uno sforzo per sviluppare in modo collaborativo una tecnologia interoperabile e un quadro comunitario per la distribuzione di immagini. Quindi, IIIF ha come obiettivo offrire agli studiosi un accesso senza precedenti alle risorse image-based, quindi basate su immagini, ospitate nelle collezioni di istituzioni di tutto il mondo. Rendere interoperabili archivi di immagini diversi. Che cosa vuol dire? Che se due archivi diversi, uno a New York e uno a Londra, utilizzano lo stesso framework, questo IIIF, io posso affiancare e studiare documenti provenienti da due collezioni che non posso far parlare in nessun altro modo. E naturalmente la cosa importante da capire è che questo framework, che è una cosa incredibile, ti permette di visualizzare immagini ad altissima definizione provenienti da collezioni di tutto il mondo. Le puoi zoomare, come abbiamo fatto prima con una mappa, puoi compararle, puoi annotarle. E importante da dire, se noi andiamo su Mlo Scuola, vediamo che nella ricerca avanzata, quella cosa che vi facevo vedere prima, c'è proprio il check che vi dà la possibilità di selezionare solo ed esclusivamente oggetti IIIF, che sono 1.100.000. Dei 2.200.000 che abbiamo su la scuola, nell'open, più della metà ormai, fa parte del... diciamo, è distribuita con questo viewer IIIF. È per le risorse image-based, quindi basate sulle immagini, di conseguenza non si applica ad audiolibri o a musica o a video, si applica a libri digitali, immagini, manoscritti, mappe, spartiti musicali e periodici d'epoca, diciamo. Ecco, che cosa abbiamo fatto noi? Vi faccio vedere intanto un esempio di IIIF, torniamo sulle mappe magari. Le mappe mi appassionano troppo, quindi... Io ritorno su quella della Luna, ma riprendo la David Ramsey Map Collection perché è troppo bella. L'altro giorno avevo
preso questa, sconsigliato, avevo postato questa, il Buck Rogers Space World. Buck Rogers era un personaggio di fantascienza degli anni 20, su cui poi sono stati costruiti, diciamo, fumetti, film, serie TV, eccetera, eccetera, e anche una canzone pop dei Feeder nel 2001, ma questa, ce la ricordiamo in pochi, per fortuna non era tanto bella. In ogni caso, questa è una mappa, guardate un po', come posso Marco, navigare Marte era tra... quello giusto. Aspetta, eh? Oddio. Sulla destra, Sulla hai visto destra, sulla destra, sulla Marte? destra. Visto che Esatto. E abbiamo eccolo qua. navigato. Andiamo. E posso ingrandirla fino a questo livello, perché il AAA fa proprio queste cose, cioè ti dà la possibilità di zoomare su un'immagine fino a vederla a una definizione incredibile, e, ma non solo, perché questo tipo di tecnologia ti dà anche altre possibilità, ti dà la possibilità, ad esempio, di comparare le immagini, cioè è una funzione che adesso non vi faccio vedere perché non ho una lista utile subito a portata di mano, però quando costruite una lista e ci mettete dentro diverse immagini AAAF, in cima al sito vi esce un bottone compara i documenti. Quando lo cliccate, tutte le immagini AAAF contenute in quella lista lì vengono fuori sullo stesso schermo, indipendentemente dalla collezione da cui provengono. Quindi immaginatevi di essere un insegnante di storia dell'arte e avere dipinti che arrivano da qualunque parte del mondo che voi volete confrontare, lo potete fare su uno schermo solo, perché adottano per la distribuzione queste istituzioni una tecnologia che è interoperabile. Non solo, c'è una funzionalità che invece non c'è ancora adesso su Mural Scuola, che è quella dell'annotazione, ma arriverà. Si potranno annotare singole parti di immagini, quindi io prenderò un'immagine che ha questo viewer, la ritaglio e la diciamo, Paola, non fare degli screenshot imbarazzanti, che poi io ho sempre delle posture un po' creepy mentre parlo, però l'annotazione insomma ci consente di georeferenziare, diciamo, delle coordinate spaziali dell'immagine, per prendere proprio un pezzettino dell'immagine e commentarlo. Poi posso prendere quel ritaglio che di diventerà un link e condividerlo. Io posso prendere un ritaglio di una mappa in origine lunga 3 metri e vederlo sul mio schermo, dettagliarlo e ritagliarlo e condividerlo. Questo non lo posso ancora fare, ma lo potrò fare probabilmente nel corso del 2021. Sarà una funzionalità che introdurremo all'interno di Mlol e di Mlol Scuola. L'ultima cosa però che vi faccio vedere, la più bella di tutte, e sono le storie. Che cosa sono le storie? Allora, le storie sono dei percorsi narrativi che vi consentono di, diciamo, sono una sorta di presentazione che vi consente di creare dei percorsi narrativi. Vediamo se... Mi sono bruciato le citazioni, che permette di creare percorsi narrativi all'interno di un'immagine, quella mappa di Buck Rogers, ad esempio, potevo prendere un quadratino e inserirlo in una storia, o tra dettagli di immagini appartenenti a documenti differenti. Vi faccio vedere due esempi. Poi nelle slide, quando le condivideremo, ci saranno anche tutte le istruzioni su come crearle se siete degli utenti in scuola. Ecco, Galassia Gutenberg, ad esempio, è una, diciamo, una storia creata da Sara, che parte da qua, fin dall'antichità l'unico modo per riprodurre un libro era copiarlo manualmente. La procedura degli amanuensi era lunga e richiedeva molto tempo, per questo i libri avevano costi proibitivi per la maggior parte delle persone. E poi si muove da un documento all'altro e da un dettaglio all'altro e consente di studiare, diciamo, l'invenzione della stampa a caratteri mobili attraverso, diciamo, documenti provenienti da collezioni di tutto il mondo, perché voi qua avete visto delle cose che arrivavano dalle gallerie, dalla Biblioteca Estense di Modena, ma anche dalla Biblioteca Nazionale di Francia. E questa presentazione viene creata con una funzionalità apposta che è presente su Mlo Scuola, che si chiama Storia, appunto, che vi consente di prendere delle porzioni di immagini dotate di AAAF e costruirci dei percorsi, come questo, ma come quello con cui io amo sempre concludere le presentazioni, che è quello di Paola, che diceva di averlo fatto così per vedere come si faceva, come funzionavano le storie, invece era bellissima. E la grande onda di Hokusai, Paola parte da qua, da una descrizione dell'opera, passa a un dettaglio di Monte Fuji, alle barche, alle imbarcazioni e poi ai pescatori. E poi cambia scenario, dove si svolge questa scena e prende una mappa.
torna indietro, parla delle scritte, il significato dell'opera, parla dello stile ukiyo-e. Ho messo anche la lista. Esatto, la lista. Ah, eccola! Se vuoi vedere le comparazioni tra... Ah, attenzione, dopo la faccio vedere. Ok, grazie Paolo. Ritorno sul colore, il blu di Prussia. Riallargo lo zoom. Parlo della tecnica, vado a prendere una risorsa alla Biblioteca Nazionale di Francia. E concludo con le influenze sull'arte occidentale. Claude Debussy, appassionato di mare e stampe orientali, possedeva una copia dell'opera di Hokusai nel suo studio. Da questa trasse ispirazione per la composizione della sua opera La Mer, chiedendo espressamente che la grande onda venisse raffigurata nella copertina della partitura sull'edizione originale del 1905. Quindi quello che ha fatto Paolo è stato partire dalla xilografia originale, la sua versione digitalizzata, è partita da lì, è andata a prendere delle mappe degli altri libri digitali, è andata a prendere delle altre immagini e ha concluso con uno spartito musicale di Debussy. Brava Paola! E ha costruito una storia molto bella basata su AAAF. E adesso vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa. Ecco, questa era la cosa che volevo farvi vedere prima. Paola aveva creato una lista, vediamo se vanno tutte le immagini. Vedete che sta caricando. Ecco, questa è la comparazione dei documenti. Posso poi lavorarli singolarmente e posso zoomarli, fargli tutte le cose che voglio. Non sono bravo a fare queste cose, quindi le lascio fare a chi di dovere. Però immaginatevi cosa potete fare con cose come queste all'interno della didattica. Ecco, concludiamo. Il concetto base all'interno di tutta questa presentazione che abbiamo fatto per di fiato, perché di solito non so come facciamo a metterci meno di 14 ore a farla, però tendenzialmente è questo. Portare la biblioteca digitale a scuola significa dare a studenti, insegnanti e genitori uno strumento portentoso di accesso all'informazione, l'informazione validata, perché è validata secondo canoni biblioteconomici, e diciamo dà la possibilità al contempo agli insegnanti di sviluppare dei percorsi didattici specifici. Infatti, noi abbiamo chiamato questa cosa Library Plan. Io vi dico semplicemente che abbiamo creato diversi eventi. Tra l'altro abbiamo fatto un evento a Modena per questa cosa nel 2019, ma di recente abbiamo tenuto un corso per bibliotecari di un sistema bibliotecario della Sardegna e di un consorzio di biblioteche della Sardegna, scusate, e avevamo chiesto loro di creare dei percorsi per bambini e ragazzi basati sui contenuti digitali. Ecco, questi della Sardegna non erano strettamente didattici, invece quelli che avevamo creato qua a Modena erano dei veri library plan. Insomma, che cos'è il library plan? È il piano di una lezione costruita basata sulle risorse di una biblioteca, e la biblioteca è un servizio che mette a disposizione sia contenuti analogici che contenuti digitali. Abbiamo raccolto questi percorsi che sono stati creati all'interno di una pagina di Mlo Scuola, che vi invito ad andare a vedere. Ad esempio, Paolo vi aveva fatto vedere l'articolo prima, l'articolo The Voice of Winds, in cui si parlava dell'edicola Mlol ed era stato scritto da una studentessa. Però, cosa bella, si possono creare dei percorsi veramente complessi e approfonditi. Questo l'aveva creato l'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino, diciamo aiutino gli studenti a costruirsi delle competenze digitali, delle competenze linguistiche e sociali in questo caso, e poi costruire dei percorsi di approfondimento basati su argomenti che consentano non solo, e questa è la cosa bella della biblioteca a scuola, cioè il fatto che la biblioteca a scuola non è semplicemente il posto dove tu vai a prendere in prestito i libri per ragazzi, non funziona così. La biblioteca scolastica, ed è una cosa che aveva detto benissimo Gino Roncaglia in un intervento alla presentazione, a una presentazione a Modena sempre, quando avevamo parlato di EDL, che la biblioteca scolastica era il posto dove gli studenti potevano scoprire le proprie inclinazioni, scoprire che cos'è una passione, approfondirla sempre di più e diciamo scoprire cos'è la tridimensionalità della conoscenza. Non è più dire mi piace leggere, ma mi piace leggere perché mi piace questo, mi piace quell'altro. Riuscire a scoprire se stessi e a darsi un senso attraverso le cose che si amano. Ed è il ruolo della biblioteca, quella che ti dà l'accesso a una conoscenza capace di arricchirti come persona e di conseguenza poi come cittadino. È per questo che le biblioteche scolastiche sono così importanti nella filiera dell'informazione, perché sono le prime con cui tu puoi fare un lavoro di questo tipo. E
chiudo perché dobbiamo andare a un altro evento, tra l'altro, però chiudo dicendo con una citazione a cui tenevo veramente tanto, perché questa cosa di Gino Roncaglia che dicevo era nata perché diciamo lui stava parlando proprio in quel momento dell'educazione di genere, insomma, insegnare, siccome disse testuali parole, stiamo crescendo una generazione di maschi bruti, l'idea della biblioteca come strumento di accesso alla conoscenza e di comprensione della realtà è fondamentale, e era quella cosa che cito sempre del critico cinematografico Roger Ebert, che diceva che il grande cinema è una macchina per l'empatia. Ecco, la biblioteca e la conoscenza sono delle macchine per l'empatia, perché ci aiutano a capire gli altri e a capire noi stessi in mezzo agli altri. E infatti concludevo con una citazione di David Lankes, che è uscita in un articolo su Publishers Weekly qualche settimana fa, e parlava dell'assalto a Capitol Hill, e parlava delle cose, di quali siano le ragioni che stanno alla base di comportamenti simili, del perché le persone si perdano in certe visioni assurde e crudeli del mondo, perché sono escluse. E cioè, una delle ragioni. E Lankes parlava del ruolo delle biblioteche in tutto questo e perché sono così importanti nella società di oggi. Lui diceva questo: sono chiamato in causa da questi eventi, dagli eventi di Capitol Hill, poiché i professionisti dell'informazione oggi devono avere un codice etico che si affianchi alle capacità tecniche. Professionisti dell'informazione con una simile formazione non tratteranno mai i loro concittadini come consumatori, ma come esseri umani che nel profondo cercano sicurezza, certezze e senso per le proprie vite. Perché la storia ci dimostra che i cittadini privati di un posto significativo nella società, di una voce nella propria democrazia e di opportunità economiche, sono proprio quei cittadini che finiscono vittime di demagoghi che mascherano il narcisismo con il patriottismo e l'interesse personale con visioni perverse di grandezza. Questo è molto specifico, ma in realtà è molto specifico del nostro tempo. E per questa ragione le biblioteche sono così importanti, per questa ragione è così importante che le biblioteche siano sempre più ricche di contenuti, siano sempre più vicine al modo in cui le persone si informano per dare loro strumenti per un fine, che è la conoscenza, l'informazione, e poi capire meglio il proprio ruolo nel mondo e il mondo stesso. E per questa ragione le biblioteche scolastiche devono fare lo stesso in una maniera ancora più forte, probabilmente, perché sono il primo gradino di comprensione della realtà che possiamo dare a dei ragazzi, insomma. Ah, ho finito anche la frase, cioè, che è sorprendente adesso. Paola, allora, ho tolto lo schermo. Cosa... O mi mancava qualcosa? Cosa? No, cosa vogliamo assurato dire? E tra l'altro ti ringraziano, tutti dicono molto interessante. E io non so dove guardare. No, tu guarda pure lì adesso, perché in realtà adesso siamo a posto. Niente, io direi che lasciato l'indirizzo email, per cui ci potete noi. È proprio no, è proprio, lascia stare, guarda, perché così, non ti preoccupare. L'indirizzo email? Ho lasciato l'indirizzo email, scuola@medialibrary.it. Se avete qualche dubbio potete ovviamente scriverci, o se volete delle informazioni in più. Vi ringraziamo per essere stati così numerosi e presenti. Direi che possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Sì, grazie davvero a tutti per la partecipazione. E speriamo di rivedervi presto nei nostri eventi in scuola e poi di persona magari. Buona giornata a tutti e grazie davvero.